Nuova puntata di Informa. Questa settimana ci occupiamo di medicina estetica da San Ferdinando con il dottor Gaetano Di Terlizzi. Bene, dottor Di Terlizzi, possiamo un po' introdurre che cos'è la medicina estetica? La medicina estetica è una branca della medicina che a tutt'oggi si occupa del trattamento di alcuni inestetismi, non soltanto del volto, ma più in generale dell'intera superficie corporea. E devo aggiungere una branca della medicina che è in continua evoluzione ed espansione, questo dovuto tanto ad un aumento delle richieste da parte dei pazienti che per l'appunto vogliono correggere questi inestetismi, quanto anche per le tecniche di ultima generazione e per i materiali e le sostanze utilizzate altamente, insomma, conformi e soprattutto direi prive di effetti collaterali. Possiamo immaginare naturalmente che ci siano molti pazienti di sesso femminile, però insomma negli ultimi anni c'è anche una attenzione rispetto a questi temi dei pazienti maschietti. Assolutamente sì, ovviamente la maggior parte dei trattamenti vengono richiesti dalle donne che chiedono in modo particolare soprattutto la correzione di alcuni estetismi del volto o semplicemente di migliorare quello che è l'aspetto, quindi la texture, l'elasticità della cute del volto stesso, ma come dicevi bene tu, c'è stato anche un aumento nella richiesta dei trattamenti di medicina estetica anche da parte degli uomini, in modo particolare per quanto concerne anche in questo caso la correzione degli inestetismi legati ad un invecchiamento cutaneo del volto. Perfetto, e ovviamente qui all'interno dello studio medico di San Ferdinando quali sono i trattamenti che maggiormente vengono richiesti e naturalmente si possono insomma sviluppare? I trattamenti maggiormente richiesti e quelli più eseguiti sono trattamenti quali il peeling, quindi utilizzo di acidi che vanno a migliorare per l'appunto l'aspetto della texture cutanea o correggono alcuni inestetismi quali le fine rughe superficiali, l'acne o gli esiti delle stesse o le iperpigmentazioni, le macchie della cute. Oppure facciamo ad esempio trattamenti quali l'utilizzo di sostanze come l'acido ialuronico e il complessi multivitaminici che vengono inoculate con la tecnica della biorivitalizzazione, o il filler, quindi l'aumento volumetrico di alcuni distretti del volto, le labbra, le rughe nasogeniene o ad esempio il distretto zigomatico, o da ultimo la tossina botulinica. Benissimo, allora adesso ci spostiamo nell'ambulatorio assieme al dottor Di Terlizzi per vedere nel dettaglio come vengono insomma effettuate queste tecniche. Dopo un'accurata detersione della cute della nostra paziente e dopo aver escluso ovviamente la presenza di alcune lesioni sul volto, possiamo procedere a ricordare alcune delle principali applicazioni del filler, quindi l'utilizzo di acido ialuronico che viene inoculato in alcuni distretti del volto della nostra paziente per il trattamento di alcuni inestetismi. Quali sono le aree maggiormente trattate? In questo caso potremmo ad esempio supporre di aumentare il volume degli zigomi. Ricordo che questa è una soprattutto richiesto nel momento in cui c'è un particolare dimagrimento che determina uno scadimento delle borse del Bishop e quindi le pazienti ci chiedono di rinforzare soprattutto la regione zigomatica e quindi noi andremo ad inoculare con una tecnica che ci consente di iniettare acido ialuronico sino alla regione sottostante del periostio e rimodellarla successivamente, contornare nuovamente l'area degli zigomi. Potremmo ad esempio utilizzare anche l'acido ialuronico per il trattamento delle rughe nasogeniene, o in questo caso non sono presenti, ma trovare trattamento nelle rughe della marionetta.
In questo caso la tecnica utilizzata è una tecnica di inserimento dell'acido ialuronico in via lineare, anche se potremmo eventualmente inocularlo creando una sorta di incrocio, e in questo caso avremo un rinforzo delle rughe nasogeniene che saranno ovviamente rimodellate. Ma le nostre pazienti ci chiedono anche di utilizzare l'acido ialuronico per ridefinire il contorno, ad esempio, delle labbra. In questo caso tratteremo non soltanto il contorno, per l'appunto, labiale, ma potremmo rinforzare anche le labbra stesse, inoculando in siti specifici e mantenendo sempre quello che è la proporzione del volto di una paziente, ricordando ovviamente quali sono alcuni punti di repere necessari. Andremo a ridisegnare quella che è soprattutto la parte del terzo inferiore del volto della paziente stessa. Dopo aver deterso accuratamente il volto della nostra paziente, utilizziamo dell'acido ialuronico, ma in questo caso nella biorivitalizzazione del volto potremmo utilizzare anche complessi multivitaminici, attraverso l'inoculo che viene eseguito con un ago veramente molto molto piccolo. Si procede alla somministrazione con tecnica a microponfi diffusi, per l'appunto, di acido ialuronico o complessi multivitaminici per il trattamento attraverso la biorivitalizzazione dell'intera superficie del volto della paziente stessa, quindi un trattamento che definiamo full face, per migliorare ovviamente quelli che sono i danni legati al foto o crono invecchiamento, oppure semplicemente per migliorare la texture, quindi l'elasticità della cute. La biorivitalizzazione però ci consente di poter somministrare tanto l'acido ialuronico quanto i complessi vitaminici anche per il trattamento, ad esempio, delle cosiddette collane di Venere. Quindi possiamo scendere ed utilizzare, attraverso la stessa tecnica di impianto a microponfi lineari, l'acido ialuronico o i complessi multivitaminici. Possiamo, soprattutto nei casi di invecchiamento severo, quindi legato al chrono aging e al photo aging, trattare anche il décolleté o addirittura il dorso delle mani, questo soprattutto nelle pazienti un po' più in là con l'età, in cui il danno ovviamente legato all'esposizione solare, quindi ai raggi ultravioletti o all'invecchiamento cutaneo fisiologico, risulta essere molto più evidente. Ecco, la biorivitalizzazione ci restituisce un volto molto più fresco, un volto molto più giovanile, un volto che riacquista una maggiore elasticità. Altro trattamento particolarmente richiesto in medicina estetica è l'utilizzo della tossina botulinica, tossina di tipo A, che viene utilizzata per il trattamento del terzo superiore del volto, in modo particolare per la correzione di alcune rughe. In questo caso i punti di repere che noi abbiamo e dove possiamo inoculare, dove andremo ad inoculare la nostra tossina, dopo aver sempre effettuato un'accurata detersione della superficie che vogliamo trattare, in questo caso, ripeto, del terzo superiore della paziente, i punti che possiamo utilizzare come somministrazione sono, ad esempio, la regione della glabella, dove trovasi il muscolo particolare definito procero, e ci sono altri punti che servono per aumentare, ecco, aprire molto lo sguardo della paziente, ridurre le rughe nella sede frontale, e attraverso il rispetto di alcune zone anatomiche possiamo inoculare, ad esempio, avere punti di repere sulla regione frontale bilateralmente, dove andremo ad inoculare parte della tossina, o ad esempio il trattamento delle rughe del contorno perioculare, anche in questo caso mantenendoci ad un margine di sicurezza e di distanza dal canto esterno dell'occhio, andremo a designare i nostri punti di riferimento di repere, e in questo caso somministreremo la quota specifica di tossina botulinica, che avrà l'effetto di determinare una distensione, ovviamente attraverso il blocco della contrattura muscolare, seppur ovviamente temporanea, delle rughe, e quindi avere in questo caso un volto molto più sereno, un volto molto più disteso, cercando di trattare ovviamente questi inestetismi, in modo particolare della regione frontale e perioculare.
Una tecnica particolarmente diffusa nella medicina estetica è il peeling, ovvero l'utilizzo di particolari sostanze, quali ad esempio l'acido salicilico, la resorcina, il tricloracetico o ad esempio l'acido mandelico, per il trattamento di alcuni inestetismi del volto. Ad esempio possiamo, attraverso il peeling, trattare le fini rughe superficiali, possiamo ad esempio trattare lesioni acneiche o esiti della stessa, oppure ad esempio possiamo trattare delle iperpigmentazioni cutanee o semplicemente utilizzare il peeling per aumentare e migliorare la texture e quindi l'elasticità cutanea del volto della nostra paziente. In questo caso si procede sempre ad un'accurata detersione del volto della paziente stessa, si esclude la presenza di alcune lesioni superficiali che possono ovviamente inficiare il trattamento e si passa all'utilizzo delle sostanze per coprire l'intera superficie del volto della stessa paziente. In questo caso utilizzeremo una combinazione di alcuni acidi, quali l'acido salicilico, la resorcina ed il tricloracetico. Possiamo aiutarci con una piccola spatolina ad applicare ovviamente sulla superficie del volto della paziente stessa la nostra sostanza, il nostro peeling. In questo caso, ripeto, potremo trattare l'intera superficie del viso prestando soltanto attenzione al contorno perioculare, che può essere trattato attraverso l'utilizzo di un peeling specifico per una cute così delicata. Il peeling viene mantenuto in sede sino a quando non si crea, in questo caso specifico, una patina biancastra che consentirà ovviamente successivamente con l'utilizzo di una soluzione tampone bicarbonato di poter essere rimossa. Si procede poi al lavaggio del volto della paziente e all'utilizzo di una crema successiva che servirà ovviamente ad idratare il volto della paziente stessa. Bene, dopo questa ampia, insomma, spiegazione di quelle che sono le tecniche, questa parte di Informa invece prova in qualche modo un po' a interagire con i nostri telespettatori e naturalmente ci sono delle domande che insomma ci hanno posto, ci hanno inviato, ricordo, alla mail redazione @news24.city e dottor Di Terlizzi, io le pongo queste, queste domande. Allora, la prima che ci fa Angela chiede quali sono naturalmente gli effetti collaterali delle terapie. In medicina estetica gli effetti collaterali possiamo dire assolutamente con certezza sono veramente prossimi allo zero, quindi possiamo tranquillizzare la nostra amica sulla quasi totale assenza di effetti collaterali. Ricordo che tutti i pazienti che vengono sottoposti o che si sottopongono comunque a questi trattamenti di medicina estetica ovviamente fanno una visita iniziale, vengono esclusi quei pazienti che presentano delle lesioni evidenti, ricordo ad esempio le lesioni herpetiformi o ad esempio ci sono alcuni trattamenti soprattutto che possono essere, non devono essere somministrati durante il periodo della gravidanza o se sono sottoposti a trattamenti chemioterapici o ci sono altre lesioni comunque evidenti sulla zona che andiamo a trattare, fermo restando che ovviamente non utilizziamo nessun tipo di trattamento nei pazienti che manifestano una acclarata allergia ad uno dei prodotti che possono essere utilizzati, ma ripeto, sostanzialmente gli effetti sono veramente prossimi, quindi, allo zero. Massima comunque sicurezza. Assolutamente sì. Donatella invece ci chiede molto, insomma, semplicemente qual è e quant'è, insomma, la durata di questi eventuali trattamenti. I trattamenti di medicina estetica hanno una durata che sostanzialmente dipende molto da quella che è la struttura generale cutanea, ma non solo, del paziente che noi trattiamo. Ricordo che ci sono alcune condizioni che possono limitare la durata nel tempo dei trattamenti, quali ad esempio il fumo di sigaretta, la fotoesposizione cronica continua, l'utilizzo di sostanze alcoliche. Quindi classificherei
una durata, per quanto concerne ad esempio penso ad un filler o ad una biorivitalizzazione o ad esempio alla stessa tossina botulinica, ha all'incirca nei 6 mesi di tempo. Perfetto, allora per concludere questo ciclo di domande da casa c'è Marina che ci chiede che, insomma, come cambia il volto magari dopo dei trattamenti come per esempio può essere quello del filler che abbiamo visto poco fa. Beh, in questo caso si realizza in maniera fattiva una stretta collaborazione, quella che in gergo si chiama compliance fra il medico e il paziente. Ovvero sia dobbiamo raggiungere un optimum di trattamento tra quello che il paziente realmente ci chiede e quello che può essere il trattamento che noi vogliamo eseguire. È ovvio che dobbiamo sempre rispettare i contorni, penso ad esempio ad un filler come nella domanda specifica, del viso, quindi noi dobbiamo correggere l'inestetismo senza poi eccedere nel trattamento stesso, che potrebbe, ecco, quando si sfora oltre quelli che sono dei limiti o comunque dei punti di repere fondamentali, in un qualcosa che magari non è gradito neanche dalla paziente stessa, ma in primis non fa contento neanche il medico che lo ha somministrato. Perfetto, io ringrazio moltissimo il dottor Gaetano Di Terlizzi e naturalmente io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento a una prossima puntata di Informa.